Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dai luoghi che conservano anche le lettere dei devoti e dei figli spirituali, chissà quante storie qui raccontate. Pensate un po', queste sono solo le lettere che arrivarono a Padre Pio dall'aprile del 65 al maggio del 66. Tantissime lettere, tantissime storie, tantissimi ringraziamenti possiamo immaginare, e allo stesso tempo anche, potremmo dire, tante preghiere e intercessioni, richieste di intercessione a Padre Pio da Pietrelcina. Qui vogliamo raccontarvi quello che accadde l'8 novembre del 1941. Venne qui a San Giovanni Rotondo Monsignor Beniamino Nardone, che era il segretario della congregazione del cerimoniale, e lui venne qui in ritiro spirituale. Lui stette però poco tempo, poi andò via. Ebbe modo di colloquiare con Padre Pio, con gli stessi frati cappuccini, ma tutti un po' pensarono che si trattava anche di uno di quegli ecclesiastici che giungeva di tanto in tanto qui a San Giovanni Rotondo per dare uno sguardo a quello che era lo stile di vita della comunità e anche tenere sotto controllo lo stesso Padre Pio da Pietrelcina, ma non abbiamo fonti certe su questo. Ma lui disse che lo stesso Padre Pio aveva sempre avuto degli estimatori nelle arche gerarchie del Vaticano. Siamo qui per raccontarvi proprio chi teneva gli esercizi spirituali. Da qualche anno a questa parte veniva chiamato sempre Padre Giovanni da Baggio. Padre Giovanni manifestava un pensiero che lo assillava da qualche tempo, lo stesso Padre Giovanni a Padre Pio, dicendo: spesso mi assale questo pensiero, Padre, che io possa dannarmi. E allora così mi prende la tristezza e vado giù a piangere. Cosa mi potrà succedere mai? E Padre Pio rispose: caro fratello, quante volte viene lo stesso pensiero anche a me, quando dopo certe confessioni resto lì perplesso e dico: ho fatto bene, ho fatto male a dare certe assoluzioni. Mi viene una tale confusione, un tale sconvolgimento nella mia testa che a volte mi viene di chiedergli al Signore, disse Padre Pio: Signore, fammi fare un atto di contrizione perfetto e poi fammi morire immediatamente, se no temo di dannarmi.